Salve gente! Fino ad ora siamo stati abituati a considerare gli Stati Uniti come la patria delle più grandi e temerarie attrazioni mai costruite. Ma negli ultimi anni la Cina, la seconda più grande potenza economica del mondo, si è fatta avanti. Quelle che vedremo oggi sono infatti le tre maggiori e più spaventose attrazioni all'aperto costruite a tempo di record in Cina. E credetemi, sono realmente impressionanti. Questo è Melting Top e come sempre vi ricordo che potete sostenerci con un mi piace, iscrivendovi al canale e cliccando sulla campanella per restare aggiornati sui nuovi video. La prima di queste attrazioni, davvero pazzesche, è situata nella Cina centrale. In questa zona si trova la provincia di Henan, dove svetta il Monte Fuxi. E proprio su questo monte, dopo 8 mesi di incessante lavoro, nel giugno 2018 è stato aperto ai visitatori il ponte a forma di U in vetro più lungo del mondo. Dalla sua sommità lo spettacolo è decisamente mozzafiato e sicuramente adatto solo ai cuori forti. I visitatori che osano infatti avventurarsi sulla passerella a sbalzo possono guardare dritto attraverso il pavimento in vetro, fino a vedere il fondo del canyon situato 360 metri più in basso. Costruito interamente in vetro e acciaio, il ponte pesa ben 3.000 tonnellate e si estende per più di 30 metri oltre il bordo della montagna. Non sorprende quindi che chi l'ha provato lo abbia descritto come un'esperienza assolutamente unica. I ponti di vetro sono diventati in breve tempo un'attrazione davvero molto popolare in tutto il mondo. E il ponte più lungo e sicuramente il più spaventoso si trova proprio in Cina e precisamente in una località nella provincia di Hebei. La sua lunghezza è davvero impressionante, quasi mezzo chilometro, per la precisione 488 metri, e attraversa una gola all'altezza di 218 metri, quasi la stessa altezza del Rockefeller Plaza di New York. La costruzione del ponte ha richiesto davvero molte risorse e sono stati utilizzati in totale 1077 pannelli di vetro, ciascuno con uno spessore di 4 cm. Sebbene possa sopportare il peso di 2.000 persone, sul ponte sono ammesse per motivi di sicurezza non più di 600 persone contemporaneamente. La traversata può rivelarsi un'impresa anche per i più coraggiosi. Nonostante molti cavi di sospensione, infatti, a causa della sua lunghezza e del forte vento, non è raro che la passerella inizi ad oscillare, tanto che il personale è posizionato strategicamente lungo tutto il percorso, per aiutare le persone, che non sono poche, le cui gambe diventano improvvisamente di gelatina e sono letteralmente costrette ad avanzare gattonando. E se non è paura questa? Si trova a 100 km da Pechino la più grande piattaforma panoramica in vetro al mondo. L'attrazione è situata sulla vetta più alta della gola di Shilin ed è raggiungibile con un'escursione di circa 1 ora e mezza a piedi o più comodamente in funivia. La sua forma circolare, che ricorda in qualche modo la nave stellare Enterprise, si estende per ben 33 metri oltre il bordo della montagna, 11 metri in più rispetto alla famosa Grand Canyon Skywalk dell'Arizona. La piattaforma è costruita interamente in vetro e lega di titanio e può reggere più di 1500 persone contemporaneamente. Dalla sua sommità la vista è spettacolare e la sua altezza di ben 398 metri sopra il canyon è in grado di provocare le vertigini anche ai meno impressionabili, tanto che i malori e gli svenimenti sono all'ordine del giorno. Sul luogo è infatti sempre presente sia il personale sanitario che gli addetti ad assistere chi dovesse pietrificarsi per la paura, cosa che sembra non essere poi così rara. E voi? Vi sentireste in grado di sfidare l'altezza per provare queste pazzesche attrazioni? Se questo video ti è piaciuto, puoi aiutarci a crescere con un mi piace, lasciando un commento e iscrivendoti al canale.